Ricominciamo con l'esempio 6.17 del Mazzol di Nigrovoci e vi dice: supponiamo di avere un piano inclinato, supponiamo di avere un corpo rigido a simmetria cilindrica che rotola senza strisciare sul piano inclinato. Supponiamo che quando il centro di massa si trova nella posizione A, la velocità sia nulla, cioè il corpo rigido parte da fermo. Scivola, no, scivola, rotola giù, quindi fa, diciamo, un moto di, lo disegno così, di rotolamento giù e a un certo istante arriva alla base del piano nella posizione in cui il centro di massa si trova nella posizione B. Ok? E supponiamo che la differenza di quota tra queste due posizioni qua sia H. D'accordo? Che poi è anche la differenza di quota tra il punto più basso qui, diciamo, e il punto di contatto qui e la base del piano. D'accordo? Allora, siamo in questa condizione qui e ci chiede di calcolarci quanto vale, la velocità del centro di massa del corpo in generale alla base del piano. Adesso, questo è un problema che chiaramente è dinamica del corpo rigido. Io posso affrontare in una maniera semplice e una maniera difficile. Il libro vi presenta subito la maniera semplice. Qual è la maniera semplice? C'è una forza di attrito statico tra il corpo e il piano? Sì, perché altrimenti non rotolerebbe. Se il piano fosse liscio e il corpo fosse lasciato fermo, il corpo scivolerebbe giù di modo traslatorio rispetto a se stesso, cioè scivolerebbe giù senza rotolare. No? Quindi che vorrebbe dire? Vorrebbe dire, è difficile visualizzarlo, vorrebbe dire che se io segnassi con un punto colorato la sommità del corpo, vedrei che questo scivola giù in istanti successivi, ma il punto colorato sempre nella stessa posizione sta. Quindi trasla parallelamente a se stesso e tutti i punti traslano parallelamente a se stesso. Invece io sono nella condizione in cui questo corpo, a partire dalla condizione iniziale, quando viene a trovarsi in questa posizione qui, il punto colorato si è spostato perché il corpo ha anche ruotato. E supponiamo di essere in puro rotolamento. Allora c'è attrito statico, ma l'attrito statico non compie lavoro. Chi sono le forze che agiscono su questo corpo mentre scende giù lungo il piano in una generica posizione, diciamo. In una posizione generica, quando si trova ad esempio qui, c'è la forza peso che spinge il corpo verso il basso e c'è la reazione normale che è normale al piano, e ovviamente c'è questa forza di attrito statico, no? Diretta in questa maniera qui. Quindi avete questa situazione qui. Allora, però, la forza di attrito statico non compie lavoro. La reazione normale non compie lavoro perché è normale allo spostamento. L'unica forza che compie lavoro chi è? È la forza peso. Ma la forza peso è conservativa e ammette un'energia potenziale. Quindi io posso applicare la conservazione dell'energia meccanica e posso dire nel moto di questo corpo devo avere per forza che quando il corpo si trova nella posizione A avrà una certa energia meccanica che deve essere esattamente uguale
all'energia meccanica quando si trova nella posizione B. Questo devo scrivere. D'accordo? Adesso, quando mi trovo in A, inizialmente ho il corpo fermo, quindi non ha energia cinetica, ha solo energia potenziale. Allora, se io prendo come riferimento per l'energia potenziale questo riferimento qui, oppure prendo come riferimento, scusate, risposto la lavagna, questo riferimento qui, allora che cosa succede? Immaginiamo che prendiamo questo come riferimento. Ok, all'inizio il centro di massa sta a quota H e quando arrivo alla fine il centro di massa sta a quota 0. Quindi all'inizio ho un'energia potenziale che è mg per H, la massa del corpo, per l'accelerazione di gravità, per la quota del centro di massa. Quindi avrò mg per H più energia cinetica che è nulla, e quindi non ce la metto, deve essere uguale a che cosa? All'energia potenziale alla fine, che è 0, più l'energia cinetica. Adesso, che energia cinetica ha questo corpo rigido quando arriva in B? Come la scrivo? Ricordatevi che qui ci arriva con una certa velocità del centro di massa. Quindi quanto sarà l'energia cinetica di questo corpo rigido? Uno di voi mi dice un mezzo la massa per la velocità dc al quadrato. Sì, solo. Allora, ricordiamoci che noi abbiamo fatto un teorema di Koenig, no? E che se ho un sistema di punti materiali o se ho un corpo rigido, vi ricordate? Allora, con un certo centro di massa, allora l'energia cinetica di un corpo rigido si può scrivere come un termine, mezzo la massa totale del corpo per la velocità del centro di massa al quadrato, che è dovuto al fatto che il centro di massa sta traslando con velocità v. Però se contemporaneamente il corpo sta ruotando con una velocità angolare omega intorno all'asse, no? Quando io applico Koenig, devo dire l'energia cinetica rispetto a un sistema di riferimento fisso, ad esempio quello con gli spigoli del vostro piano inclinato, è l'energia cinetica del centro di massa più l'energia cinetica rispetto al centro di massa, che in questo caso è dovuta per un corpo rigido solo al moto di rotazione. E vi ricordate che questo termine qui l'abbiamo espresso come un mezzo, il momento di inerzia calcolato rispetto a un asse che passa per il centro di massa, per la velocità angolare di rotazione al quadrato. Quindi un corpo rigido che rotola ha energia cinetica che è distribuita in parte sul moto di traslazione del centro di massa, in parte nel moto di rotazione intorno al centro di massa. Quindi io qui ci devo mettere anche questo termine qui, un mezzo, I con C, omega quadro. D'accordo? Adesso, se non ci fosse attrito, no? E lasciassi il corpo rigido fermo da una certa quota H, questo che farebbe? Scivolerebbe giù. No? Si metterebbe a ruotare? No. Che cosa vorrebbe dire? Che questo termine qui non ci sarebbe. Che cosa vorrebbe dire? Che tutta la variazione di energia potenziale, cioè mgh, in che cosa si trasformerebbe? Si trasformerebbe in velocità del centro di massa. No? Invece se c'è attrito e il corpo è obbligato a rotolare,
L'energia potenziale MGH non viene data solo al moto di traslazione, ma viene messa anche nel moto di rotazione, cioè viene messa in parte anche qua dentro. Vorrà dire che questo termine qui, siccome MGH è la stessa, dovrà essere più piccolo. E quindi il corpo arriverà giù più lento. Quindi un corpo che rotola scende lungo un piano inclinato più lentamente di un corpo che scivola. D'accordo? Da questo punto di vista, la valanga di Paperino, no? Che è la palla che rotola, no? È molto meno pericolosa della valanga reale, che invece ha un moto di scivolamento, non mica ruota. Trasla e basta, la slavina viene giù per puro scivolamento, diciamo. No? Allora, quindi, capite questa cosa qui. Adesso, qual è il punto che dobbiamo tenere a mente? Che se il moto è di puro rotolamento, allora questa VC e questa omega non sono scorrelate tra di loro. Cioè la velocità angolare di rotazione si scrive come la velocità del centro di massa diviso il raggio. Questo se il moto è di puro rotolamento, ma questo è quello che le condizioni in cui ci vuole mettere il testo. E quindi quando vado a vedere questa formula, come la posso riscrivere? Posso scrivere che MGH deve essere uguale a un mezzo MVC al quadrato più un mezzo il momento di inerzia rispetto all'asse che passa per C, e qua avrò VC quadro diviso R al quadrato. Quindi sostituirò questa cosa qua. Allora, vedete che qui io posso posso levare questo mezzo qui e far diventare questo 2MGH, mettere a fattor comune VC, quindi qua ho M più I con C diviso R al quadrato per VC quadro, e quindi ricavare la velocità. VC sarà, che cosa? 2MGH diviso M più I su R quadro, il tutto sotto radice. Cioè la velocità con cui arrivo alla base del piano è questa. No? Guardate bene. Se il corpo avesse momento di inerzia nullo, cioè non ha, diciamo, momento di inerzia, quindi vuol dire che ad esempio la massa è tutta al centro, no? Quindi è un punto materiale di massa M. Guardate che succede a questa formula. Se il momento di inerzia è zero, nel denominatore I se ne va via, MM, numeratore e denominatore, si semplifica e mi viene che la velocità alla base del piano è radice di 2GH. Che è quella che mi sono calcolato in tutti gli esercizi di cinematica. Cioè un punto materiale posto su un piano e scivolerebbe giù, dice no, il punto materiale rotola, vabbè, ma se è un punto materiale non mi accorgo se rotola, scivola, perché non ha dimensioni, no? Quindi scivolerebbe giù e arriva con radice 2GH. Se invece rotola, no? Arriva giù con una velocità che è minore di radice di 2GH. È più piccola perché il denominatore è più grande di m, e quindi m diviso il denominatore è più piccolo di 1, e quindi la velocità che accumulo è differente. Quindi corpi con uguale massa ma geometria differente arrivano giù con velocità diverse, d'accordo? Allora il libro ti dice facciamo una gara. Facciamo la gara tra anello, disco e sfera. Anello, disco, sfera. Se lascio un anello, un disco e una sfera di uguale massa alla stessa quota H, chi è quello che arriva giù con la velocità più grande? O quello che arriva giù
prima, perché se la velocità è più grande vuol dire che ci mette anche meno tempo. Allora mi devo ricordare che un anello ha un momento di inerzia che è m, la massa per la distanza al quadrato. Mi devo ricordare che un disco a parità di massa e a parità di raggio ha un mezzo mr quadro, e mi devo ricordare che una sfera ha 2/5 mr quadro. Tra questi tre, chi è il più piccolo? Perché? O diciamo, chi è il momento di inerzia più piccolo? 2/5 è più piccolo di 1/2, che è più piccolo di 1. Quindi questo è più piccolo di questo, è più piccolo di questo. E quindi la sfera arriva giù prima di quanto non arrivi l'anello e di quanto non arrivi il disco. Allora ricordatevi sempre che un anello ha lo stesso momento di inerzia di un guscio cilindrico, cioè una scatoletta di tonno senza e a parità di raggio. Va bene? Adesso questo è il modo semplice per risolvere questo problema. Ce n'è un modo un pochino più, diciamo, articolato, che è quello di studiare la dinamica del mio corpo. Allora, come posso, cioè, vale a dire, potrei domandarmi, va bene, quali sono le equazioni della dinamica di questo corpo qui? Allora devo dire, va bene, abbiamo detto che c'è la forza peso, abbiamo detto che c'è la reazione normale, abbiamo detto che c'è questa forza di attrito statico, diretta in questa maniera, e quando vado a scrivere le equazioni cardinali per questo corpo, devo dire, va bene, la somma di P più N più la forza di attrito statico deve essere uguale a massa per accelerazione del centro di massa, e poi devo dire i momenti delle forze esterne devono essere uguali alla derivata di L rispetto al tempo. Adesso, se come polo io prendo proprio il centro di massa, qual è l'unica forza che compie momento rispetto a omega? P compie momento? No, è applicata nel polo. N compie momento? No, punta al polo. L'unica forza che esercita momento è F di attrito statico, che è applicata in questo punto di contatto, quindi il suo momento è il raggio vettore che va da omega ad O, vettore, la forza di attrito statico, deve essere uguale alla derivata del momento angolare rispetto al tempo. Quindi queste sono le due equazioni. Adesso qui non cambia niente rispetto al caso precedente, salvo che io prendo un sistema di riferimento x lungo il piano, come ho sempre fatto in dinamica, prendo il sistema, l'asse y perpendicolare al piano, e mi prenderò l'asse z per convenienza entrante dentro piano. Perché? Perché la rotazione del corpo sarà oraria, mi prendo z in maniera tale che l'accelerazione angolare sia positiva. Che cambia rispetto al caso che abbiamo trattato stamattina o alla fine della lezione di ieri? Che adesso la forza peso e la reazione normale non si fanno perfettamente equilibrio subito, perché e quindi n non equilibra il peso, ma la componente del peso ortogonale al piano, come io so da secoli ormai, no? Quindi quando proietto la prima equazione lungo x, che cosa ho? Ho mg seno dell'angolo θ, se θ è l'angolo
del piano inclinato, c'è la componente della forza peso lungo il piano spinge il corpo verso il basso, meno la forza di attrito statico deve essere uguale a massa per accelerazione del centro di massa. Questo perché la reazione normale non ha componente lungo x. Quando proietto lungo y, che cosa ho? Ho che la normale deve essere uguale a mg coseno dell'angolo teta, come in tutti gli esercizi di dinamica con il piano inclinato. E quando proietto l'equazione dei momenti lungo z, che cosa ottengo? Vabbè, ho omega o vettor forza di attrito statico. Allora, guardate il disegno. Questa forza di attrito statico, che rotazione tende a dare al corpo rigido? Una rotazione oraria, no? Quindi che vuol dire? Che il momento che esercita è entrante nel piano del disegno. Quindi questo momento qui è entrante nel piano della lavagna. E quindi è e quindi ha un modulo che è semplicemente il raggio per la forza di attrito statico. Deve essere uguale, è sempre la stessa cosa, I con C per l'accelerazione angolare. No? Vedete che l'equazione del corpo rigido, adesso che abbiamo messo da parte il delirio del momento che bisogna applicare a un corpo rigido per tenere l'asse fisso, no? Ho capito che conta solo la componente Z, l'equazione dei momenti diventa banale, cioè questa qui diventa una banalità. R per FS, quella che facevo al liceo, forza per braccio, deve essere uguale a I con C per alfa. E abbiamo finito. A questa ci accoppio il fatto che alfa deve essere uguale ad A con C diviso R. Mi risolvo questo sistema di equazioni e mi ricavo l'accelerazione del centro di massa. Adesso non me lo fate fare, non lo faccio, ve lo fate da soli. Ricavo che l'accelerazione del centro di massa mi viene, lo tiro fuori direttamente, g seno dell'angolo teta, ovviamente solo la componente lungo il piano di g conta, 1 più, aspettate che qua la scrivo in una forma stramba, sì, I con C diviso MR al quadrato, 1 diviso il momento di inerzia rispetto all'asse C diviso MR quadro. E di nuovo vedete che se il momento di inerzia è 0, cioè se invece di un corpo rigido c'è un punto, l'accelerazione è g sen teta, quella che ho sempre trovato nel piano inclinato. No? E quanto più è grande il momento di inerzia, tanto più piccola è l'accelerazione. Quindi l'anello viene accelerato verso il basso meno di quanto non viene accelerata la sfera. Posso ricavare anche il valore della forza di attrito, e la forza di attrito deve essere a mg seno dell'angolo teta diviso 1 più mr quadro diviso I con C. Cioè la forza di attrito statico è data da questa espressione. Nella forza di attrito statico vedete che va alla rovescia la questione, cioè quanto più è grande il momento di inerzia, tanto più è grande, deve essere grande la forza di attrito statico, perché mr quadro diviso I con C, se I con C è grande è piccolo, il denominatore è piccolo e F di attrito statico diventa più grande. Quindi a parità di massa, il corpo col momento di inerzia più grande, per scivolare giù per rotolamento, ha bisogno di una forza di attrito più grande. È chiaro perché? Perché per andare in rotazione, se hai un momento di inerzia grande, ti serve una forza grande che ti metta in rotazione. No? Ti serve una forza grande
che eserciti il momento che ti fa accelerare in rotazione. Quindi si ottiene questo comportamento. Tutto ciò è ovviamente se sono in moto di puro rotolamento. Allora vale sempre il fatto che questa forza di attrito statico non può essere più grande di micon S per la reazione normale, quindi non può essere più grande. Adesso però la reazione normale non è semplicemente mg, ma è mg per il coseno dell'angolo teta, perché sono su un piano inclinato. Questo che cosa vuol dire? Che questa quantità qui deve essere minore o uguale di micon S mg cos teta. Quindi ho che mg seno di teta diviso 1 più mr quadro diviso i con c deve essere minore o uguale di micon S mg coseno di teta, mg e mg si semplificano e quindi ricavo che seno di teta diviso coseno di teta, che è la tangente di teta, deve essere minore o uguale di micon S che moltiplica 1 più mr quadro su i con c. Cioè che il piano non può essere più inclinato di un angolo teta tale che la sua tangente è uguale a quel valore lì. Se il piano è troppo inclinato, che succede quando ci metto un corpo rigido sopra? Scivola giù e rotola e striscia contemporaneamente. Va bene? Quindi sono in questa condizione qui. Adesso, quindi questo vi fa capire che, diciamo, tutto si riduce a un esercizio abbastanza semplice, poi alla fine, una volta che uno ha capito. Adesso concludiamo dicendo: che succede se io vado al bowling e tiro la palla da bowling come la tiro di solito? Quando parte, come parte? Di moto di pura traslazione, a meno che io non ho un polso davvero professionista che gli do anche la rotazione, no? Faccio come Turturro lì nel Grande Alle Boschi che fa le curve, fa tutte queste cose, no? Allora, che succede? Supponiamo che io lanci la palla solo di moto di traslazione. Come tocca terra c'è un po' di attrito dinamico, perché scivola sul piano, c'è attrito dinamico. L'attrito dinamico spinge verso dietro, la palla si mette a rotolare e a strisciare. Piano piano che cosa succede? Comincia a rotolare sempre più alto, a un certo punto arriva nella condizione in cui entra in puro rotolamento. Cioè che le due velocità, quella di traslazione del centro di massa e quella di rotazione, sono legate da R, entra in puro rotolamento e da quell'istante in poi, siccome non ci sono forze esterne, tranne il peso e la reazione normale, continua di puro rotolamento. Quindi c'è una prima fase di strisciamento e rotolamento e poi dopo entra in puro rotolamento. E andrebbe all'infinito se non ci fosse l'attrito volvente. Siccome c'è l'attrito volvente, piano piano rallenta. Quindi tipicamente i maschi sfondano il sistema di raccolta, mentre le ragazze tirano ste pallette che, a parte che rimbalzano 3 volte prima di... E poi fanno... E cascano nel canale laterale, no? Non so se vi è mai successo. Anche a me, eh? Va bene, questo... E quanto? Allora adesso, oggi, e smettiamo di fare lezioni sulla lavagna e facciamo. Inquadriamo questo. Allora, ho deciso che a lezione non vi faccio quest'anno gli urti tra punti materiali e corpi rigidi.
Cioè, che succede quando sparo un proiettile su un corpo rigido, che è libero? Allora quello si metterà, proiettile lo colpirà e il corpo rigido farà un moto. Non lo facciamo e non faremo il giroscopio, cioè il moto di un rotatore libero, però ve lo faccio vedere qui. E poi, diciamo, se qualcuno lo vuole vedere, lo lascio in laboratorio. E quando andate in laboratorio ci potete giocare per un pochino, per quelli che ci devono ancora andare, per gli altri me lo chiedono e glielo faccio vedere. Allora, qui avete un giroscopio, però lo devo fissare qua, aspettate. Ecco qua. Abbiamo un giroscopio. E che cos'è? È un sistema di due masse, questa qui, no? E queste qui. Questi due dischi possono ruotare, no? Quindi vedete che possono ruotare. E questi due dischi qua, invece, questi qui, sono fissi e sono semplicemente dei contrappesi, no? Allora io adesso l'ho regolato in maniera tale che vedete, qui c'è un punto su cui il sistema è incardinato, c'è un asse di rotazione, quindi questa bacchetta di alluminio può ruotare intorno a quest'asse qua. Che in quali condizioni sono io adesso? Che la forza peso applicata a questi dischi qua, che spinge verso il basso, tende a far ruotare questo sistema verso in questa direzione qui. Quindi esercita un momento. E questo momento è diretto perpendicolarmente alla bacchetta e verso di me. Queste due masse qui sono sottoposte a forza peso. La forza peso spinge verso il basso, tendono a far ruotare la bacchetta in questa direzione, ma il momento è diretto in quella direzione là. Adesso le due distanze a cui ho messo le masse sono tali che i due momenti sono uguali. Quindi io in che condizioni sono adesso? Sono nelle condizioni in cui il momento delle forze esterne applicato a questo corpo rispetto all'asse di rotazione è nullo. D'accordo? Perché il momento della forza peso qui più il momento della forza peso qui si annullano. In realtà, no? Io ho anche un perno che esercita una reazione vincolare, cioè c'è un perno che in questo momento sta spingendo verso l'alto per mantenere questo sistema e non farlo cadere. Ma questa reazione vincolare è applicata nell'asse, non esercita momento. D'accordo? Quindi mi trovo in queste condizioni. Allora, se facessi il calcolo, che cosa scoprirei? Che se mi calcolo il centro di massa del sistema formato da questi due dischi che si trovano qui, e da queste masse che si trovano qui, il centro di massa dove sta? Sta esattamente sul perno. Perché se vado ad applicare l'uguaglianza dei due momenti, vado a scrivere l'uguaglianza dei due momenti, scopro che questa posizione è proprio il centro di massa del sistema. D'accordo? Questo per quanto riguarda i momenti. Per quanto riguarda le forze, che cosa ho? Ho che su tutto il sistema agisce la forza peso, che è applicata nel centro di massa, quindi è verso il basso, applicata qui. E c'è la reazione vincolare che tende in alto. Quindi, che condizioni sono? Sono nelle condizioni in cui i momenti delle forze esterne si sommano a zero e le forze esterne si sommano a zero. Ok? Quindi ho un corpo rigido che non è sottoposto né a momenti né a forze. D'accordo? Adesso che cosa faccio? Prendo questi due dischi e li metto in rotazione. No? Li metto in rotazione tramite questa fettuccia, vediamo se. Quindi sono in rotazione, quindi vedete che stanno ruotando velocemente. Io lascio il sistema fermo e che cosa scopro? Che il momento angolare di questo corpo rigido è un momento angolare che è diretto in questa direzione qui, è lungo l'asse, perché è un corpo simmetrico che sta girando intorno a un asse di simmetria. Il momento angolare è fermo, quindi non si muove il momento angolare. Perché? Perché i momenti delle forze esterne sono uguali a zero e quindi la derivata di L è zero
Quindi L è costante, c'è un certo valore ed è costante. Ci siamo? Se io sposto questo sistema e lo metto in un'altra posizione, il momento angolare adesso è cambiato e rimane costante nel tempo. D'accordo? Quindi voi vedete che un corpo rigido di rotazione rispetto all'asse di simmetria a velocità costante, sottoposto a momenti nulli, mantiene la direzione del momento. D'accordo? Questo è il principio della bussola giroscopica. Cioè, se io ho un sistema di questo tipo qua e lo metto su una nave, questo sistema punta sempre in una certa direzione. Se la nave cambia direzione, questo sistema sempre in quella direzione punta, la nave sotto gira, ma il giroscopio punta sempre nella stessa direzione. Quindi io riesco a capire se una nave sta cambiando direzione o meno. D'accordo? Quindi avete questa condizione. Ora, che succede se io una di queste masse qui la sposto rispetto alla condizione di equilibrio? Prendiamo le ruote, no? Cioè sposto rispetto alla condizione di equilibrio. Supponiamo che io la massa che sta qua dietro la sposti da questa parte qua. Se la sposto di qua, che succede? La massa si è avvicinata all'asse di rotazione, la forza peso fa un braccio più piccolo, spinge, diciamo, su un braccio più piccolo, questa qui esercita lo stesso momento di prima, il sistema non è più controbilanciato. Da che parte si inclinerà il sistema? Dalla parte dei dischi grandi. Se io lascio, questo casca verso il basso. Perché casca verso il basso? Perché il momento esercitato dalla forza peso sui dischi è maggiore del momento esercitato dalla forza peso che agisce sulle masse. Se viceversa allontanassi questa massa rispetto alla condizione di prima, cioè è la condizione opposta, no? Quindi in questo caso io sono nelle condizioni in cui il momento delle forze esterne non è zero. È zero quando arrivo qua, ma perché? Perché il sistema si incastra, ci sarà una forza di contatto da qualche parte che ferma tutto, esercita il momento opposto, no? Però se lascio il sistema libero di muoversi, questo ruota, no? Quindi il corpo rigido gira intorno all'asse di rotazione in questa condizione. Ora, mettiamoci in una condizione in cui questo sbilanciamento sia piccolo, no? E vediamo che succede se io metto in moto il giroscopio. Allora, che deve succedere secondo voi? Il momento angolare rimarrà costante? L rimane costante? No? Allora, faccio partire il sistema. Se andasse come prima e io lasciassi il sistema, questo rimarrebbe con l'asse fisso. Lo lascio con l'asse fisso e lui non rimane fermo. Vedete che piano piano l'asse ruota. Cioè il momento angolare sta cambiando direzione. Lo vedete? Quindi L non è costante nel tempo. Se la velocità angolare è costante, L è costante in modulo, no? Ma punta, scusate, verso l'asse, no? E piano piano sta cambiando. Perché sta cambiando? Perché c'è un momento delle forze differente da zero. Adesso capiamo bene. Spostiamo questa massa da questa parte qua. Guardate, adesso l'ho spostata da questa parte qua. La sposto ancora di più. Com'è la rotazione se la sposto di più? È più veloce. No? Sta girando più velocemente di prima? Sì. E gira in verso opposto. Se prendo questa massa e la avvicino, la rotazione cambia verso. Allora, che cosa sta succedendo? Mentre questa, quando sono in equilibrio, cioè i due momenti delle due forze sono uguali, no? Sono m delle forze esterne è 0. Se sposto questa massa da questa parte, che cosa succede? Questa farà ruotare di più da questa parte. Vuol dire che la somma dei momenti di questi due corpi qua, se mi fa ruotare in questo verso, com'è diretta? È
è un momento diretto in quella direzione. Quindi il momento delle forze spinge in là. Spinge in là e come farà a cambiare L? Verso quella direzione là. No? Siccome il momento delle forze è perpendicolare a L, se voi a un vettore gli date una variazione perpendicolare, quello non cambia di modulo, ma cambia solo di direzione. Quindi a ogni istante dt il vettore L cambia di direzione, ma non cambia di modulo. Quindi io mi ritrovo nelle condizioni, vediamo un po' se di ridare un po' di velocità a questo sistema. Momento angolare, questo sta ruotando in senso antiorario, è diretto in quella direzione, anzi no, è diretto così il momento angolare, perché è diretto così L, ho sbagliato verso prima, perché il senso è antiorario, quindi è diretto in questa maniera. Il momento della forza abbiamo detto che spinge in qua, no? L spinge da questa parte. Momento della forza com'è? Aspettate. Comunque L è diretto così, sta cambiando in quella direzione, vuol dire che il momento delle forze mi sta spingendo in questo verso qua. Adesso poi controlliamo i momenti di queste forze e ovviamente ciò dipende dallo sbilanciamento. Se sbilancio molto il sistema, la velocità di rotazione è più grande. Quindi vedete, a seconda delle condizioni in cui state, potete vedere che il sistema sta fermo, ruota a destra, o se sposto questo da questa parte, ruota nell'altro verso, perché il momento delle forze cambia verso. Ora è questa che spinge di più di qua che da quella parte là. Quindi la rotazione, diciamo, è verso opposto. Allora, il giroscopio non lo faremo in teoria, e l'unica cosa che diciamo è questa qui, che ci fa però toccare con mano il fatto che se un corpo è sottoposto a momenti e a forze nulle, manterrà l'asse di rotazione fisso nel tempo, che è quello che fa la Terra. Adesso in realtà sappiamo che la Terra non ha solo quel moto di precessione, no? Ma anche un moto di nutazione. Vedete che se io gli do una spinta, adesso perché ci sono gli attriti e il sistema si ferma, ma se perturbo il sistema, allora l'asse non solo fa una precessione, come abbiamo detto, ma fa anche un moto di questo tipo che si chiama nutazione, che sono i movimenti che fa l'asse di rotazione della Terra quando circola, quando gira, dovuti alle maree lunari. Ok? Va bene, con questo, più di questo, se c'è qualcuno che lo vuole vedere, può venire a divertirsi qua.